dei soggetti che voi avete previsto per le attività di controllo e monitoraggio. Come recita appunto l'articolo 7,1, un articolo che voi sapete che noi non condividiamo, però quel minimo di controllo che avete previsto, perché non metterlo a disposizione anche per la gestione di questa fondazione? Diciamo che rientra nello spirito, vabbè, lo spirito reale sappiamo qual è, però nel testo, visto che è una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche e che viene finanziato con 1 milione di euro pubblici, perché non sottoporla al controllo pubblico del Ministero del Lavoro? È assolutamente lineare, logico, non fa una piega. Se continuerete a votare in maniera contraria, vi chiederei cortesemente di spiegarmi perché allora la ritenete non di buon senso, illogica o non coerente con il testo da voi scritto. Ah, pardon, da Vincenzo Manes scritto. Grazie. La ringrazio, non ci sono altri interventi, dichiaro aperta la votazione. Pareri contrari. Ci siamo? Sembra di sì. Dichiaro chiusa la votazione. 95 favorevoli, 241 contrari, la Camera respinge. 10.17, 10.30, 10.47. Silvia Giordano, Rondini, Nicchi. Pareri contrari. Dichiaro aperta la votazione. Bossa ha votato? Sembra di sì. Qualcun altro? Amo Dio. Qualcun altro non riesce a votare? Non mi pare. Brandolin. Lauricella. Chi altro? Lauricella. Ci siamo. Dichiaro chiusa la votazione. 96 favorevoli, 242 contrari, la Camera respinge. 10.18, 10.31, 10.48. Di Vita, Rondini, Gregori. Pareri contrari. Dichiaro aperta la votazione. Montroni. Ci siamo? Garavini. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 92 favorevoli, 240 contrari, la Camera respinge. 10.36, Rondini, pareri contrari con Baroni. Grazie Presidente. Su questo siamo conflittuali, lo ammettiamo, perché noi voteremo contro questo emendamento perché prevediamo che la fondazione non debba ricevere soldi pubblici, però l'emendamento è estremamente interessante, dobbiamo ammetterlo. Semplicemente risolve il problema mettendo in condizione Vincenzo Manes di non riuscire a rientrare nemmeno dell'investimento, perché da 1 milione di euro che ha previsto di finanziamento pubblico qui ne vengono dati 20.000 e quindi fondamentalmente Manes insomma, rimarrebbe un po'. Non rientrerebbe di questo investimento solidaristico, per carità. La ringrazio, ci sono altri interventi. Nicchi, prego collega. No, per dare il nostro voto